Ciao, questo è Car Brewing, la tua birra fatta in macchina. Io sono Daniele, sto guidando, sto andando in ufficio come tutte quante le mattine. Ne approfitto per parlare con voi di birra artigianale, birra fatta in casa, home brewing in genere, tutto quanto quello che ci sta intorno. Se è la prima volta che ascolti questo podcast, se ci sei capitato per caso, vatti ad ascoltare qualche altra cosa, molto probabilmente troverai qualcosa che ti interessa. Poi casomai fammi sapere che cosa ne pensi a carbrewing@gmail.com, perché come al solito Car Brewing non è un monologo ma è un dialogo sotto certi punti di vista. Puoi interagire con noi sulla nostra pagina Facebook, sui account Twitter, insomma ci sono mille modi e modi e modi. Oggi di che cosa voglio parlare con voi? Oggi voglio parlare di un aspetto sotto certi punti di vista un po' troppo sottovalutato all'interno dell'home brewing, perché sì, è vero che ci facciamo la birra in casa, stiamo tutti quanti contenti, stappiamo le bottiglie eccetera eccetera, però il piacere di recarsi in un pub e di bere una birra servita in un certo modo, insomma, fa sempre la differenza. Tant'è vero che comunque ognuno ha il suo pub di fiducia, però che cos'è che contraddistingue un pub, se ci pensate bene? È la figura del publican, questa figura comunque mitologica sotto certi punti di vista, che altro non fa che rendere appassionante il prodotto che ci viene servito, perché ovviamente, come citando sempre qualcun altro, non esiste la birra, esistono le birre. E ragazzi, cioè, anche il modo in cui viene servita la birra fa la differenza, soprattutto per tutta quanta la storia che ci sta dietro, per la selezione. Ecco, io oggi in particolare, lunghissimo cappello, me ne rendo conto, però oggi volevo parlare di Emanuele Colonna, che se non lo conoscete, conoscevatelo, ma secondo me è un po' arrogante dire che non lo conoscete se siete all'ascolto di questo podcast, perché è uno dei personaggi più influenti e uno dei publican più famosi e influenti della scena artigianale italiana. È una figura molto carismatica. Io purtroppo non ho il piacere di conoscerlo di persona, non sono neanche mai stato dentro i suoi pub, ho partecipato a degli eventi in cui organizzati da lui, vabbè, ma tanto quelli bene o male non fanno di te una persona, come dire, un suo conoscente. Però effettivamente non esagero quando dico che il Macche, ovvero il Macche Sede venuti a fare a Roma, un pub, è praticamente diventato una sorta di meta di pellegrinaggio da parte di tutti quanti gli appassionati della birra artigianale in Italia, per scoprire tutto quanto quelle che possono essere le nuove tendenze, le nuove mode, anche i nuovi stili che possono essere prodotti. Italia. Birrifici sono passati attraverso questi pub, hanno fatto effettivamente dei grandi salti. Emanuele, questa persona comunque è, ripeto, molto molto carismatica, dove ci sono tantissime testimonianze che a tal favore. Basta andare su internet e cercare su Facebook il personaggio, oppure ci sono dei video, ci sono delle interviste. È una persona comunque molto molto attenta, molto empatica, ti capisce, effettivamente fa un po' il lavoro del publican perfetto, no? Che comunque ti guarda, ti studia e capisce un po' che cosa può proporti, e poi soprattutto ha ovviamente delle convinzioni sue che lo rendono anche il personaggio che è, il gran personaggio che è, ad essere sincero. Io tutte le volte che leggo sue esternazioni, a prescindere dai toni, perché ovviamente poi bisogna anche sapersi distinguere nei toni, comunque al di là di tutto dice sempre delle cose giuste, estremamente condivisibili dal suo punto di vista, che appunto è il punto di vista di un professionista del settore, non una persona che con la birra ci gioca come posso fare io, come possiamo fare tanti di noi. Lui ovviamente ci ha basato il proprio impero, e quindi è ovvio che lo fa questo lavoro con tutto quanto il rispetto che merita, perché ecco una cosa che è importante, che se vi capita di leggere i suoi commenti su Analfabeti o comunque su tutto Analfabeti della birra, il fantomatico gruppo Facebook dove si pratica il wrestling birrario, effettivamente adesso non più come un tempo, però tutto le volte che Emanuele interveniva diceva delle cose comunque, cioè, legge. Adesso non voglio fare la sfiorinata perché non ne avrei alcun interesse a farlo, figuriamoci se Emanuele ha bisogno di un endorsement del mio, stiamo scherzando. Però ripeto, dice sempre delle cose molto sensate, molto vere e soprattutto molto dirette, proprio con l'atteggiamento tipico romano di chi non ha i peli sulla lingua. Vabbè, ma questo può anche non piacere, me ne rendo conto, però d'altro canto rende il personaggio quello che è, perché poi una cosa che mi piace tantissimo di Emanuele, di Colonna,
tutte le volte che scrive, è che effettivamente lui comunica passione. Cioè, lui è veramente innamorato della birra, ma non dal punto di vista alcolizzato, ma proprio della materia che tratta, perché è il suo lavoro. Quindi quando la presenta, quando ne parla, quando fa presentazione anche di prodotti dentro il suo pub, lo fa comunque, cioè si vede che è comunque attento ai minimi dettagli, esattamente come dovrebbe fare un professionista del settore. Adesso non voglio dire che l'unico publican italiano è Emanuele Colonna, ce ne sono sicuramente tanti altri, però effettivamente lui è uno di quelli che spicca particolarmente. Sarebbe bello poter fare una puntata su tutti quanti i publican del mondo, però vabbè, non esageriamo. Ho scoperto anche con piacere che ha scritto anche un libro dedicato alla Franconia, questa parte del mondo dove lui ha andato a fare una grande ricerca degli stili di birra. Insomma, ripeto, sto guidando, quindi mi si impappina un po' la lingua. E niente, ragazzi, io credo di aver parlato abbastanza per oggi di Emanuele in generale, quindi è il caso che mi riposi un attimo perché sono arrivato in ufficio. Fatemi sapere che cosa ne pensate e ovviamente condividete questa puntata se siete in ascolto, che fa sempre piacere. Io vi ringrazio, vi saluto e ci sentiamo un altro giorno. Ciao ciao!